Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, oggi è un giorno speciale perché è San Nicolò, buon San Nicolò a tutti ragazzi, se siete di Trieste, del Nord-Est, lo festeggiate più di Babbo Natale, per me è sempre stato importantissimo, ma so che si festeggia anche in Puglia perché c'è San Nicola e si festeggia sia in Slovenia, si chiama Miklaus, Sveti Miklaus, che qui perché si festeggia anche in Olanda, se mi seguite da un po' lo sapete, qui si chiama Sinterklaas, però in Olanda arriva il 5 di dicembre, invece a Trieste arriva la notte tra il 5 e il 6, quindi mi sa che come giro San Nicolò fa prima l'Olanda, giustamente perché arriva dal polo nord, giusto, quindi no, dal polo sud, dopo che arriva San Nicolò, beh comunque fa il giro prima in Olanda e poi arriva giù in Italia. Ragazzi, notare il mio pigiama natalizio, tutto un pezzo, io lo adoro troppo. Allora, l'ho appena provato in questo momento, è di un negozio olandese che si chiama Hunkemüller, ma mi sa che non spedisce in Italia, è un po' una specie di intimissimi olandese, diciamo, e ho trovato appunto questo che mi piaceva troppo, anche il cappuccio, e oggi mi è sembrato molto adatto perché uno e San Nicolò, due, faremo l'albero ragazzi, ebbene sì, adesso mi siedo un attimo così parliamo di cose serie, ebbene sì, ho deciso di fare l'albero, anche se a fine mese mi trasferisco, ho deciso di farlo e poi cercherò di trasportarlo, già fatto, perché non posso veramente passare il Natale senza l'albero di Natale, cioè non esiste, devo averlo sia qua che poi in casa nuova fino al 7 di gennaio, cioè è proprio una cosa che non è neanche concepibile pensare di non farla per me. Mi sono appena svegliata, quindi scusate la faccia ancora addormentata, ho solo fatto la doccia e ho iniziato subito a filmare. Altra cosa molto importante, questo è il primo giorno di Vlogmas, perché se avete visto i video precedenti sono stata in Italia e al mio rientro qui in Olanda devo fare, è fortemente consigliato, non è proprio un obbligo ma io ovviamente la faccio, 10 giorni di quarantena una volta rientrati, anche se si è fatto il tampone bisogna farla, quindi sono 10 giorni che passerò qui a casa. In realtà ieri è stato il primo, che era sabato ma non ho filmato, e oggi è il secondo giorno di quarantena per me, quindi è il primo Vlogmas, diamo ufficialmente inizio ai Vlogmas, che io chiamo appunto Vlogmas e non Vlogmas perché lock da lockdown. È stata tra l'altro un'idea di uno di voi che ovviamente, scusatemi, non mi ricordo il tuo nickname, ma tu mi hai dato l'idea per i Vlogmas, mi hai scritto il commento Vlogmas e mi è piaciuto tantissimo, quindi ho adottato questo nome, quindi saranno tutti video molto caserecci questi Vlogmas perché appunto non posso muovermi di casa, però abbiamo tante cose da fare perché dobbiamo preparare ragazzi tutti gli scatoloni per il trasloco e tutto, perché la data si sta inesorabilmente avvicinando. Ieri ho già iniziato a impacchettare qualche cosina, poi vi faccio vedere, la casa sta già iniziando ad essere un casino che per me è molto difficile da sopportare, ma ce la faremo, con l'idea che vado via finalmente da questa casa che ha mille problemi e vado finalmente nella zona più bella che più mi piace di Amsterdam, insomma sono contenta, non vedo l'ora, però appunto devo un po' soffrire col casino in casa, quindi a questo punto direi andiamo a fare l'albero perché non vedo l'ora. Ah, volevo farvi vedere ragazzi, mi è arrivata la collezione natalizia di Mesauda, che ha questi due smalti molto molto belli, questo rosso è bellissimo e poi c'è questo perlato dorato, due paia di ciglia finte, poi ci sono due, questi penso siano ombretti liquidi, sì, molto molto bello devo dire il colore, poi ci sono due rossetti, uno è questo bellissimo rosso rubino e l'altro è un nude, e poi ci sono questi due illuminanti, anche questi molto belli, uno un pochino più perlato, l'altro è un pochino più bronzato, e poi ieri ho finalmente anche costruito la mia palette highlighter di We Makeup, che ragazzi è uno splendore, sono uno più bello dell'altro, guardate che meraviglia, ho cercato di mettere i nudi marroncini da una parte, poi rosati, azzurri, verdolini e poi qualche arancione, qualche highlighter, che cosa ne dite? Ma adesso andiamo al piano di sotto che direi è arrivata l'ora, iniziamo a fare l'albero perché io non vedo l'ora e oggi questo è proprio il focus della giornata, fare l'albero di Natale. Questa è la situation in casa mia in questo momento ragazzi, immondizia da buttare via, e tantissima carta,
Posso uscire però a buttare queste cose, non sapevo bene come fare perché appunto non posso uscire per andare fino ai bidoni della spazzatura, però quelli che ho qui nel vialetto, cioè il vialetto posso raggiungerlo, quindi adesso andrò a lanciare via queste cose perché ieri mi sono messa a svuotare un sacco di roba. Lo specchio comunque non lo butto via, ma l'ho solo tolto. Volevo farvi vedere anche aggiornamento, ho tolto l'effetto marmo dal pavimento, appunto tolto lo specchio che stava qua e sì, così mi sono portata avanti. Non è stato semplice togliere l'adesivo effetto marmo, ma non ha lasciato nessun tipo di residuo, quindi sono contenta. E poi arriviamo in soggiorno. Come potete vedere sembra già molto più vuoto perché ho tolto ieri tutti i quadri, anche qua. C'è Gatta Stellina, tra l'altro. Gatta Stellina, hai fatto la pappa, adesso non vuoi che ti rompa le scatole? Immaginavo. Sei bellissima. Mi fai anche i pru pru. Oh, Gatta Stellina, grazie. Gatta Scoiattolina, Stellina Scoiattolina. Quindi sì, come potete vedere, ho tolto tutti i quadri, sono molto contenta perché non hanno lasciato nessun tipo di residuo con gli adesivi che avevo utilizzato, quindi ottimo. Qui ho già preparato, ah sì, ho svuotato poi tutto, anche tutti i cassetti, manca solo la Nintendo Wii. E poi ho già iniziato a preparare i primi scatoloni, ragazzi. Fa veramente veramente strano vedere il soggiorno così, vi faccio vedere anche... Ciao! E tu fai i miagoli silenziosi oggi? Fai i miagoli silenziosi oggi, mio gattino? Che bravo! E qui, ragazzi, ho già anche qua tolto i quadri. E quindi mi sto portando avanti. Ma oggi appunto bloccheremo momentaneamente il trasloco perché dobbiamo concentrarci sull'albero di Natale che è in garage. E il garage io non penso di avervelo mai fatto vedere perché è un casino, veramente un casino. E questo è il garage, ragazzi, sì, lo so, è un casino. Ci sono ancora gli scatoloni del trasloco dall'Italia che adesso andremo a riutilizzare. Fa un freddo qui, quindi non voglio lasciarlo aperto troppo. E dovrebbe esserci l'albero di Natale da qualche parte. Eccolo qua. Ta-dan! Poi troveremo anche le decorazioni. Intanto abbiamo trovato l'albero, che c'è qualcosa. Cosa c'è? Cosa c'è? Lo so. Lo so, a te non piace che io sposti tutta la roba. C'è troppa confusione. Sì, lo so, gatto Denver, lo so. Lo so. Oggi facciamo l'albero. Oggi facciamo l'albero, gatto Denver. Quanti baci mi dai? Ma quanti baci mi dai? Grazie, amore. Grazie, amore, che mi dai tanti baci. Tanti baci, tanti baci. Sì. Miau silenziosi oggi. Ho fatto un po' di spazio. Penso di metterlo qua, l'albero. Inizialmente avevo il dubbio, forse, se metterlo in quell'angolo là. Però secondo me ci sta molto meglio qua. Così quando sto sdraiata sul divano e guardo la TV vedo l'albero con tutte le lucine, altrimenti un po' nascosto lì, boh, non lo so. Quindi vediamo se ci starà, perché il mio albero, faccio una fatica a portarlo qua dal garage perché è pesantissimo ed esplode praticamente. Però è molto grande e molto largo, quindi dovrebbe starci, spero, anche se uscirà parecchio. Però secondo me la zona adibita qui non è male. Per entrare nel mood accenderemo anche questa candela, Yankee Candle. Questa è la Christmas Magic. Ne ho prese diverse, anche natalizie, ma le ho già impacchettate, però ho lasciato fuori questa che fino a fine mese dovrebbe resistere. E ragazzi, ha un profumo proprio di Natale, dolce ma anche un po' speziato, molto caldo. E ho aspettato di accenderla con voi proprio oggi che faremo l'albero, eccetera. Io ho queste tradizioni che devo fare l'albero con un pigiama super natalizio e direi che ci siamo. Assolutamente, pigiama c'è. Abbiamo anche la candela che profuma di Natale, natalizia, c'è, anche questa c'è. L'unica cosa che manca ancora
è la musica natalizia, che però io metterò quando spegnerò la videocamera, perché altrimenti c'è il copyright e YouTube mi dice stai usando musica con copyright, quindi non posso. Però quella ci sarà quando non filmerò, ragazzi. E adesso intanto accendiamo questa, che non vedevo l'ora di accendere con voi. Prima di iniziare vorrei sorseggiare questo white chocolate mocha flavor Mary Coffee. Sono i... in realtà io non sono un amante del caffè, lo sapete, ma questo è più una specie di caffè latte super leggero che sa più di cioccolata bianca che di caffè, infatti è un white chocolate mocha appunto, quindi adoro, adoro, ne ho ordinati anche altri. Oggi tra l'altro tra un po' dovrebbe arrivare la spesa e questo va bevuto freddo, si shakera, 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 c'è la cannuccia e si beve freddo, qui lo trovo semplicemente al supermercato. Ok ragazzi, la situazione è questa. Aiuto, cade tutto. La situazione è questa. Sono riuscita a montare la base dell'albero, ho trovato anche tutte le vitine, miracolo, con tutti i traslochi sono riuscita a metterlo insieme. E questa è appunto la base. Poi, allora, ci sono altri pezzi dell'albero qua. Oh, c'è anche un gingillo. Io li chiamo gingilli, non prendetemi in giro. E poi qui ci sono le luci e ci sono anche dei gingilli. Io lo so che mi prenderete tutti in giro, ma li ho sempre chiamati così, le decorazioni. E però questi sono quelli di plastica che non si rompono, appunto li ho buttati così vicino alle luci. E qui ci sono gli altri pezzi dell'albero. E qui ci sono invece decorazioni che io volevo mettere da qualche parte in casa o davanti casa, però visto che mi trasferisco penso di fare solo l'albero. C'è anche una stella di Natale finta, rigorosamente, perché sono super velenose per i gatti. E altre robe di Halloween, manco so io che cosa c'è qua, quindi adesso daremo un'occhiata. Però quello che mi manca sono le decorazioni in vetro, quindi tutti i gingilli più belli e più carini e più delicati che io metto sempre in ballo per bene, di solito negli Scottex tipo, però lo so che è un po' ridicola come cosa, però funziona, quindi in ballo un gingillo per gingillo, cioè uno per uno, nello Scottex e li metto, e so anche la scatola che uso tra l'altro, dove... però non l'ho vista in garage, quindi allora intanto montiamo l'albero, le luci... e poi andiamo a cercare i gingilli, le decorazioni in vetro, che appunto speriamo ci siano, ma c'è tanta roba nel garage, quindi incrociamo le dita. Sta procedendo tutto molto bene, l'albero è altissimo, ho messo due file di luci e spero di averle messe bene, ma non voglio provarle adesso, non voglio accenderle subito perché voglio accenderle alla fine quando l'albero sarà pronto, così avremo l'effetto sorpresa. Quindi le luci sono fatte, non mi ricordo mai se devo mettere prima le decorazioni e dopo le luci o il contrario, vabbè, io ho messo prima le luci e adesso andiamo a mettere le decorazioni. Ho trovato un paio di gingilli in vetro, ma proprio solo un paio, ce n'è uno piccolino qua, eccolo, in glitter rosa bellissimo, e poi c'è quest'altro in vetro, questo è super super delicato e come vi dicevo prima sempre con gli Scottex, poi li riciclo, uso sempre gli stessi. E qui ci sono appunto tutti quelli di plastica. Sì, finalmente Natale. Però non ho ancora visto gli altri che dovremo ancora andare a cercare. Io sto veramente sperando che ci siano, perché se li ho lasciati nella casa in campagna giù a Trieste, sono fritta. Purtroppo anche questa sembra essere una tradizione, cioè quella di rompere ogni anno una decorazione in vetro. E quest'anno si è rotta questa, che è bellissima. Sig. Per fortuna i vetri sono rimasti tutti nel sacchetto. L'albero per adesso procede, ho messo tutti i gingilli, tutte le decorazioni in plastica e anche quelle due in vetro che avevo, però mi mancano tutte le altre decorazioni, tantissime, tutte quelle in vetro, che non riesco a trovare. Ho guardato ovunque in garage, ma purtroppo non ci sono. Adesso vediamo qua nello sgabuzzino, oppure su nel... perché c'è un'altra sotto la finestra, adesso vi faccio vedere, c'è un altro vano dove ho messo alcune cosine che avevano portato su quelli del trasloco, però
secondo me non ci sono. Questo significa, ragazzi, che se non trovo il resto delle decorazioni, il mio albero rimane così fino a quando ordino o compro altre decorazioni. Evviva, ragazzi, le ho trovate, ho trovato tutte le decorazioni di vetro, che bello, mamma mia. Ero già convinta di dover lasciare l'albero così, tipo tutto sfigatissimo, spoglio. Invece, per fortuna, non c'è solo questa, ci sono diverse scatole, ma questa proprio mi ricordavo che qua dentro avevo messo le decorazioni, quelle a cui tengo di più, insomma, comunque le mie preferite. E vai! Sì, ci sono tutti i miei cupcake, questi li adoro, tutti questi cupcake piccolini, tutti colorati. C'è anche rosa, e poi ci sono altri con i glitter. Ah, quelli che ho preso a Disneyland! Quanto adoro campanellino, io adoro le fatine. E questo era uno dei più belli veramente a Disneyland. E poi qui cuoricini, qui c'è anche la punta, evviva! No, vabbè, e qui ogni anno, ah, qui ci sono quelli in vetro però un pochino più semplici, ogni anno è una specie di riscoperta perché me li ricordo ma non lo so, è tipo come se li riscoprissi di nuovo e me ne innamorassi nuovamente. Un altro che ho preso a Disneyland e che adoro è questo tutto peluscioso, queste piume fucsia, e c'è la Bella Addormentata nel Bosco, la principessa Aurora, che tra l'altro è la mia principessa Disney preferita. E questo, ragazzi, quanto è bello, forse è questo il mio preferito, non lo so, sono tutti i miei preferiti, ma questo c'è il castello Disney, tutto rosa, glitterato, e poi qua su c'è Trilli campanellino con la stellina di Natale, bellissimo, con la base rosa fucsia, troppo bello. Questi che sono super pesanti, cerco sempre di metterli su almeno tipo 3 rami, in modo che sia più resistente, perché sono pesantissimi. Ok, così anche se dovesse scivolare c'è comunque il ramo qua sotto che lo tiene appoggiato. Direi che siamo a buon punto, ma ne abbiamo ancora tanti. Nel frattempo è arrivata la spesa, ragazzi, vi faccio vedere. Allora, qui ci sono le cose che devo mettere in frigo e in freezer. Ho preso un sacco di cosine natalizie, come potete vedere, vabbè. Altri di questi white chocolate mocha che adoro di Starbucks. E poi c'è lo spinacino per i miei smoothie e i miei frullati, 1 litro di spremuta d'arancia fresca, solito melograno, e poi qualche budino con la panna, che sono strabuoni. Poi ho preso questo, che è sempre quel, è tipo uno yogurt vegano, praticamente molto cremoso, della Alpro, brand che mi piace tantissimo per appunto cosine vegane, eccetera. Poi ho preso carote, eccole qua, edamame, che mi piace sgranocchiare, ma ci metto sempre il sale. E poi, che cosa ho preso? Gatto Never, che cosa c'è? Davvero? Ah, ok. Non c'è niente per te, gatto Denver. Non c'è niente per te, gatto Denver. E non è ancora l'ora della pappa. Tu, che hai saltato la dieta quando sono stata in Italia. Tu. Allora, poi abbiamo, appunto, non so che cosa sono questi, non so che cosa ho preso. Ho voluto provarli. High protein, ricetta originale islandese. E poi abbiamo fragole. Gatto Denver ci aiuta qua, molto interessato a tutto quanto. E poi mozzarella. Sì, tu sei sempre il protagonista. E poi ho preso anche gli hamburger di merluzzo. E qui abbiamo altri biscottini natalizi. Ah, poi ragazzi, ho preso, vabbè, un sacco di candy cane da appendere all'albero. Io le adoro, sono strabuone. E poi ho preso questo, che è una bevanda tipica natalizia olandese. Da quanto mi sembra di capire, correggetemi se sbaglio, ma si chiama Tokkelroom ed è... Cosa? Tu lo sai che cos'è? Tu che sei olandese? Dovete sapere che Gatto Denver è di Amsterdam, è olandese 100%. Vuoi spiegarci tu? Sono qua, Gatto Denver. Vuoi spiegarci?
Io sono sempre perplesso. Allora, questo dovrebbe essere simile all'eggnog americano, che è una bevanda molto cremosa e dolce, tipica natalizia, a base di uovo, panna. E c'è anche, se non sbaglio, rum all'interno. E io onestamente non bevo mai da sola, se non un bicchiere di vino a cena una volta all'anno. Però volevo provare questo. E visto che sono, tra l'altro non pensavo fossero così grandi, perché ne ho presi due. Quindi sono molto convinta che mi piacerà a questo punto. Non lo so, ragazzi, che cosa vi devo dire. Mi ispirava molto l'eggnog, non l'ho mai assaggiato, quindi se non mi piace è un po' un peccato. E poi ho preso avocado, come al solito. Questi sono... no, devo assolutamente farli maturare. Poi ho preso altre cosine natalizie, olio d'oliva, e poi cipolla, e poi che cosa ho preso? Banane. Poi ho preso questo tè Pickwick, è un brand olandese. I miei amici mi dicono sempre: compra la Pickwick che è olandese. Quindi ho preso questo caramel vanilla, molto autunnale invernale come gusto. E poi che cosa ho preso? Pasta. Ho preso le orecchiette, poi zucchero a velo, che mi servirà per fare il tiramisù alle fragole vegano, che farò a Natale, l'ho promesso, ad Emezza. E poi basta, insomma, credo che questo sia tutto, ragazzi. Adesso metto tutto a posto. Tra l'altro, notare che io al ragazzo delle consegne del supermercato ho aperto con il mio super pigiama natalizio. Sono troppo curiosa, voglio provare questo drink tipico natalizio olandese, che, ragazzi, non mi aspettavo fosse così denso, ma è quasi come un budino e ha un profumo come di zabaione. Se lo avete già assaggiato, scrivetemi nei commenti se vi piace oppure no. Per me è la primissima volta. Wow, ragazzi, è buonissimo, è super dolce, assomiglia veramente, non lo so, è un po' una via di mezzo tra un budino alla vaniglia e lo zabaione, molto cremoso, molto dolce, però si sente decisamente il rum. Vi devo dire però non è male, ne ho preso appunto poco giusto per assaggiarlo, però ragazzi, devo dire che non è niente male, davvero. Siccome è super forte, ragazzi, cioè dopo un paio di cucchiaini veramente iniziava a girarmi la testa un pochino troppo, ho deciso di diluirlo con un po', probabilmente non si dovrebbe fare, magari sto offendendo la tradizione olandese, spero di no, scusatemi se è così, ma ho aggiunto un bel po' di latte, questo è latte di mandorla, e provo anche a scaldarlo al microonde perché vorrei provarlo caldo. Confermo, caldo e così diluito con il latte è molto più buono, è squisito. Abbiamo quasi finito, ragazzi, manca soltanto la punta che voglio mettere con voi, se ci riesco. Ta-da! Più o meno. Ta-da! Credo che da qualche parte di avere un'altra punta a forma di stella, però in questo momento non so dove sia. Sì? Sì? Vuoi la scatoletta di pappa morbida? Un attimo, Garou Denver. Guarda, gatta stellina, che brava! E adesso accendiamo le luci e vediamo assieme, sperando che funzionino, e vediamo assieme l'albero. Wow, ragazzi, sono stracontenta, è bellissimo. Allora, intanto devo rimetterlo al suo posto. Ok, l'ho spostato un po' di più verso il muro e questo è il risultato, ragazzi. Arriva quasi fino al soffitto. Se ci mettessi una scatola sotto, anzi potrei in realtà metterci uno scatolone sotto in modo da rialzarlo, così ci stanno tutti i regali. Niente male come idea, perché c'è ancora un po' di spazio, però sono molto molto contenta di vedere finalmente abbiamo l'albero, Garou Denver. Dammi la pappa. Voglio farvi vedere, ho messo le candy cane, tutte quelle che ho comprato sono qui nell'albero. Poi volevo farvi vedere, ho anche Alice nel Paese delle Meraviglie, anche questo l'ho preso a Disneyland Paris, con la poltrona tutta rosa, glitterata, adoro, anche questo è super delicato, quindi devo stare attentissima. Poi mi piacciono tantissimo anche queste decorazioni a forma di torta,
Adoro. C'è questo con la scritta love e dall'altra parte c'è anche peace, eccolo qua. Altri mini cupcake, questo anche adoro. C'è sempre Trilli, campanellino con la Torre Eiffel, bellissimo, tutti i pacchetti regalo. Poi c'è questo che mi piace tantissimo, che è topolino però fucsia. Questa è una delle campanelle della slitta di Babbo Natale. E questo è l'albero al buio, ragazzi. Che cosa ne dite? Io sono strafelice, finalmente c'è l'atmosfera natalizia in casa. Nel frattempo è arrivato anche il sushi che ho ordinato. Giusto, giusto, in tempo direi. E ragazzi, non posso fare a meno di ammirare l'albero tutto il tempo. È troppo bello. Come al solito ho preso troppa roba e ho, come si dice, ho gli occhi più grandi dello stomaco. Vedremo se riuscirò a finire tutto. Ho preso, come al solito, i miei amatissimi nigiri al salmone. Poi ho preso due roll, uno con l'insalata di tonno e l'avocado, l'altro invece con il gambero in tempura e l'avocado. Ci sono anche i semi di sesamo, che mi piacciono un sacco. E poi c'è quest'altro roll, di cui ho già mangiato un pezzetto, lo confesso. Questo roll fritto con salmone e salsa teriyaki. E poi i miei soliti edamame e naturalmente ci ho messo il sale. Ragazzi, dovete metterci il sale sugli edamame, sono mille volte più buoni. Buon appetito e nel frattempo sto guardando Qualcuno salvi il Natale 2, perché ho visto l'uno una settimana, una decina di giorni fa, e adesso appunto è uscito il 2 sul è uscito il 2 su Netflix. Alla fine questo sono riuscita a mangiare, ragazzi. Diciamo metà di quello che ho ordinato, gli edamame li ho lasciati quasi tutti, ma sono strapiena. E visto che c'è sempre spazio per il dolce, mi mangio un po' di questi biscottini natalizi. Ho messo un altro film nel frattempo, è Deck the Halls, in italiano è Conciati per le feste, con Danny DeVito, che adoro, mi fa troppo ridere questo film. Amo, amo. E poi c'è anche lei, non mi ricordo il nome dell'attrice, ma è quella che c'era anche in Sex and the City, Charlotte. Nel frattempo voglio imbarcarmi in un altro progettino per quanto riguarda le decorazioni, perché ho visto che ho ancora decisamente posto per aggiungerne delle altre e voglio, allora ho preso, vi faccio vedere, sono tipo dei gingilli trasparenti di varie misure, sono delle palline di plastica appunto trasparenti, e vorrei riempirle con queste camelie bellissime dei vari acquisti Chanel, perché sono molto belle ed è un peccato non usarle. E poi pensavo di appenderle all'albero sempre con questi nastrini, vediamo come viene. E questo è il risultato, ragazzi, che cosa ne dite? Ho messo due camelie nelle palline, quelle di forma di grandezza media. Secondo me è molto carina e ho usato il nastrino, questo di Dior, con il fiocchetto. Tada! Gatto Demer si diverte. Cos'è che gli fai gli agguati, Gatto Demer? Gli fai gli agguati? Up! Up! Gatto Demer. Bravo, Gatto Demer, sei un cacciatore! Bravo, Gatto Demer! Te lo porti via, cosa fai? Eccole qua le decorazioni con le camelie. Che cosa ne dite del risultato? Secondo me sono molto carine. Piuttosto che averle lì così in un cassetto, alla fine posso usarle e metterle sull'albero. Alla fine ne sono uscite 6. Eccole qua, che cosa ne dite? Secondo me sono molto carine. E adesso direi proprio, ragazzi, che l'albero è finito ufficialmente. E io e Gatto Demer adesso vi diamo la buonanotte. Ero Gatto Demer. Oh, sei tanto stanco, Gatto Demer. Sei tanto stanco, amore mio. Quanto sei soffice. Quanto sei soffice, amore mio. Buonanotte. Buonanotte. E mentre Gatto Demer fa la nanna, io vi metto al montaggio di questo video, così sarò online domani puntuale alle 17:30. Vi mando un bacio gigantesco, vi abbraccio come al solito, venite qua fortissimissimo. E ci vediamo domani sempre alle 17:30. Ciao.